Ben ritrovati telespettatori in diretta con le nostre trasmissioni, adesso dalle 13 fino alle 13.20, poi il nostro telegiornale, poi la nostra diretta dalle 13.35 alle 14 e poi la pausa per poi tornare fino alle 14.30 come ogni giorno. Questo è il nostro programma. Porto la piattaforma logistica e realtà, poi vedremo anche meglio nel servizio di Laura Buccarella durante il nostro telegiornale. Il porto di Amburgo e la piattaforma logistica di Trieste hanno siglato l'intesa. Patuanelli parla di opportunità storica. Poi, appunto, dopo vedremo all'interno del TG i nostri servizi 043 139 993, il numero da chiamare per volersi interfacciare con noi in trasmissione, e poi svegliatrieste@tele4.it, l'indirizzo mail che potete utilizzare per scriverci. Andiamo già al telefono. Pronto? Sono Diego, buongiorno Paladini. Buongiorno Diego. Allora, io sarò brevissimo, mi rifaccio a un post apparso su Trieste prima, quindi con beneficio di inventario, ovviamente vi invito a verificare se la notizia è vera. Bimbo di 7 anni, a Muggia, lasciato tutta la giornata scolastica, non fare niente in classe perché si era dimenticato le matite. E nessuno degli insegnanti ha pensato di igienizzarne una e di consegnargliela per seguire le lezioni. E questo è vero, credo che sia un fatto vergognoso che non trova riscontro in nessun tipo di protocollo previsto dal Covid, ed inviterei il provveditorato degli studi a sanzionare gli insegnanti, perché a tutto c'è un limite, anche alla pazienza e alla ragionevolezza, insomma. Io credo che sia un fatto che vada assolutamente chiarito dalla preside dell'istituto e alla famiglia. Spero arrivino le scuse formali. Grazie e buona giornata, Paladino. Grazie Diego, buona giornata a lei. Allora, parliamo anche però di un altro argomento, anzi, leggiamo una precisazione da parte della Residenza Arcobaleno di Trieste. La Residenza Arcobaleno precisa riguardo al caso di positività di cui anche il TG di Tele4 ha dato notizia ieri, che si tratta di un ex dipendente della residenza per anziani che da 6 mesi non opera nella struttura e dunque non è venuto a contatto con gli ospiti all'interno della stessa. Sempre se volete telefonateci, noi siamo qui per rispondere alle vostre questioni, anche per vedere, beh, intanto leggo delle mail sui vertici INPS, continua a far dibattere l'aumento di stipendio di Tridico, insomma notizia venuta fuori già l'altro giorno, poi quello che ci ha appena mostrato e detto il telespettatore del bambino di 7 anni umiliato a scuola, avevamo già avuto notizie per aver dimenticato l'astuccio, la triste storia di Jacopo, l'episodio è avvenuto ieri, 29 settembre, alla scuola De Amicis di Muggia. Poi la notizia principale ovviamente è questa e riguarda la piattaforma logistica di Trieste, già detto prima, appena iniziata la trasmissione, col porto di Amburgo, firmata l'intesa, Patuanelli parla di un'opportunità storica, finalmente vede la luce, o meglio, ha sempre visto la luce, ma sotto lavori la piattaforma logistica, adesso il suo utilizzo può diventare a tutti gli effetti una realtà. Poi nella giornata di oggi staremo sempre attenti ai casi di coronavirus in Regione Friuli Venezia Giulia, nelle scuole stiamo anche attendendo per esempio l'esito, dovrebbe arrivare oggi l'esito dei tamponi per gli studenti, il personale dell'Istituto Petrarca di Trieste, altra quindi notizia che ovviamente sarà in aggiornamento per quanto riguarda i contagi. Poi aspetteremo di vedere assieme, tramite le notizie che verranno pubblicate nelle prossime ore, la giornata di oggi, su come si attesterà il contagio da coronavirus. Intanto stanno già venendo fuori tutte le varie notizie sulla firma con la Germania come partner strategico per lo sviluppo del porto di Trieste. Valutiamo in modo molto positivo questa nuova collaborazione con la Germania che rafforza i legami del Friuli Venezia Giulia con il centro-est dell'Europa, partner strategico che punta a sviluppare maggiormente la crescita del porto di Trieste. È bene sottolinearlo in questa occasione, la Regione ha sempre sostenuto tutto ciò con convinzione. Ricordiamo i 4 milioni e mezzo di euro concessi per la parte infrastrutturale, 18 milioni invece dati in 3 anni per rendere maggiore
Maggiormente competitivo il traffico su ferro, lo sviluppo della logistica insieme alla ricerca e l'innovazione è infatti uno degli asset strategici del Friuli Venezia Giulia. Questo lo ha affermato il governatore della regione Massimiliano Fedriga proprio nel corso della cerimonia ufficiale per la conclusione dei lavori della piattaforma logistica di Trieste, che ha visto l'ingresso delle sue compagnie, della compagine sociale Hamburger Hafen und Logistik, chiedo scusa per la pronuncia tedesca, che non ho, società quotata in borsa, ma controllata dalla municipalità di Amburgo, che gestisce tre terminal container su quattro del porto tedesco. Questo investimento rappresenta una grande opportunità anche per la Germania, che grazie a questa partnership potrà potenziare i collegamenti verso con il sud Europa, ha raggiunto Fedriga. Trieste è una porta verso la Mitteleuropa grazie ai suoi scambi commerciali e alle sue infrastrutture logistiche. Fiducioso quindi che questa alleanza possa rafforzarsi con nuove collaborazioni con importanti realtà industriali tedesche. Poi chiedo a Guido dalla regia se riusciamo anche a recuperare il servizio che è stato fatto ieri su questo, ma casomai lo manderemo più avanti. Poi ci parlano e ci chiede Patrizia dalle mail, si sono trovati colpevoli o andrà tutto a tacere riguardo al gattino che qualche giorno fa ci aveva raggiunto la notizia tramite una segnalazione sui social da parte di una signora che un ragazzo fu fatto scoppiare, addirittura esplodere da dei ragazzini. Noi avevamo intervistato l'assessore Lobianco, ovviamente appena saranno novità su questo tema, noi chiaramente ve le daremo. Poi vedremo altri contributi all'interno del nostro telegiornale, come per esempio il ciliegio in ricordo di Sveva, la bambina scomparsa un anno fa a causa di un brutto male per cui la città intera si era mobilitata nel periodo delle cure per sostenere lei e la famiglia. Oggi, quindi, a un anno di distanza, un albero verrà piantato nella sua scuola per renderle memoria. E noi vedremo proprio il servizio più tardi durante il nostro telegiornale di Bernardo Gulotta. Invece, tornando sui giornali, già fatta la rassegna stampa di stamattina, però andiamo anche a rivedere un po' le notizie che sono comunque in aggiornamento. Ovviamente abbiamo già comunicato la precisazione da parte della struttura Arcobaleno che in quanto il positivo ritrovato ormai era un ex dipendente che da 6 mesi non aveva contatti con gli ospiti perché non lavorava più nella struttura. In attesa al Petrarca oggi i test per i ragazzi che attendono di sapere e anche quindi anche per insomma, il personale scolastico che attende di sapere quale sarà il risultato. Poi direttore e 2 infermieri del pronto soccorso alle prese con il Covid a Monfalcone, un'infermiera e il direttore dell'ospedale di Monfalcone del pronto soccorso dell'ospedale Alfredo Barillari sono risultati positivi al Covid-19, ma l'operatività del reparto però non subisce conseguenze. Qui la notizia principale, che poi vedremo anche all'interno del nostro servizio, decolla in porto la piattaforma Amburgo Firma, è socio al 50,1%. Poi altre notizie che riguardano quelle già date ieri sera, di cui sì che possiamo recuperare invece il nostro servizio. Chiedo se riusciamo a riprendere il Frasi razzisti in aula, è sospeso il leghista Calligaris, è già andato in onda nel nostro telegiornale di ieri sera, così vediamo se riusciamo a rivedere e ripercorrere assieme anche l'episodio di ciò che era successo. Poi ripercorrendo avanti rivedremo anche altre notizie. Rivediamo però del contributo di ieri. Non dovevo insegnarla nella avrate su scuola. Voi non avete la competenza, allora chi la blocca? E non pensare, perché io sono quelli che gli uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì. Tranquillamente. E per queste parole, in risposta al blitz in aula di Casa Pound per protestare contro la gestione degli arrivi di migranti, che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, astenuti i consiglieri della Lega, la sanzione della censura nei confronti del consigliere leghista Antonio Calligaris. Il consigliere sanzionato, così come ricordato dal Presidente
presidente Zanin, rifacendosi al regolamento e al relativo passaggio valutativo in ufficio di presidenza, non potrà presenziare le prossime due giornate d'aula in programma domani 30 settembre e giovedì 1 ottobre. Le affermazioni avevano sollevato l'opposizione in particolare dei componenti di centrosinistra del parlamentino di Piazza Oberdan in quella caldissima seduta del 4 agosto quando i giovani di Casa Pound irruppero in aula interrompendo i lavori. Nel corso della prevista replica in aula, Caligaris ha ammesso di aver pronunciato parole fuori luogo in momenti di alta tensione, ma senza alcun intento di istigazione, evidenziando invece la volontà di difendere la democrazia dal grave atto compiuto dai manifestanti. Comunicati stampa col sangue di centinaia di migliaia di giovani. Vediamo se c'è qualcuno collegato con noi al telefono. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ho sentito adesso che aveva parlato degli attivi. Sì. Che ieri sono intervenuta per saperci di qualche notizia. No, ancora no. Però vi ringrazio perché lo avevi nominato adesso. Sì, poi ci hanno scritto sulle mail, ma poi avevamo anche intervistato l'assessore Lo Bianco poco tempo fa, quindi insomma ci si sta interessando per capire i responsabili e ovviamente per fargli avere la punizione giusta, no? Pronto? Vabbè. Ha messo giù la telefonata. Grazie signora. Grazie tanto, buona giornata. Buongiorno signora. Allora, andiamo a vedere un'altra segnalazione, poi fra poco il servizio, sui pedoni. Buongiorno, in Viale 20 Settembre, Fabrici, monopattini, skateboard, bisogna avere quattro occhi e prima o poi qualcuno si farà male, soprattutto quelli che consegnano la pubblicità dove sfrecciano sui marciapiedi, pericolosissimo quando si esce dal portone di casa, buona giornata, ce lo dice Enrico. Enrico ha ragione, nel senso che ci sono questi monopattini elettrici che molti vorrebbero che venissero ulteriormente normativizzati, insomma, per capire come possono e dove possono correre. In realtà poi il codice della strada prevede che possano tranquillamente andare in strada in questo momento, quindi casomai bisognerebbe mettere mani sul codice o comunque fare delle ordinanze ad hoc, e quindi si lamenta il fatto che c'è tantissima gente, poi in realtà vengono citate anche bici e skateboard, evidentemente quando il signore esce di casa la mattina se li vede sfrecciare sui piedi, e insomma, certo, è sicuramente una situazione da attenzionare. Allora, vediamo il servizio di ieri, anticipando un po' quello che sarà invece la presentazione vera e propria. No, prima una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, Nevio al telefono. Nevio, buongiorno, prego. Volevo dire, esprimo la mia solidarietà all'assessore Caligaris, sì, e anche ai ragazzi di Casa Pound, perché non hanno commesso un delitto, hanno solo espresso quello che la pensa la maggioranza della gente. Mm. E anche quello che ha detto l'assessore Caligaris, tanta gente la pensano così, no, solo non lo dicono per ipocrisia. Tutto qua, grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, comunque certe frasi non vanno dette, non vanno nemmeno pensate, poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare, ovviamente, quindi molte volte le intenzioni non sono quelle, si dicono anche per sfogo, molte volte si spera più che altro, però insomma, cioè, è insindacabile che quello che è stato detto meriti la sanzione che è stata fatta, insomma, sarebbe il minimo, no? Allora, andiamo a vedere l'anticipazione del fatto del servizio di ieri sera, credo di Marco Stabile, ma poi vedremo in realtà quello della presentazione vera e propria di Laura Buccarella al telegiornale. Allora, vi lascio con il servizio, andiamo in pausa pubblicitaria e poi direttamente con il nostro TG delle 13:20. Restate con noi. La piattaforma logistica muove i primi passi verso l'operatività presentando il nuovo partner tedesco già da tempo annunciato proprio da Tele4. Si tratta di Hamburger Hafen und Logistik, operatore terminalistico del porto di Amburgo, che ha siglato un accordo con i soci ICOP e Francesco Parisi per entrare nel capitale di PLT. Si delinea così la creazione di un gruppo leader in Europa in grado di sviluppare a Trieste un terminale a servizio del sistema mare-ferro dei paesi dell'Europa centro-orientale, con l'obiettivo strategico di integrare le reti logistiche
portuali del nord e del sud Europa. La novità è rappresentata dall'ulteriore investimento messo sul piatto dai tedeschi. Alla fine dell'anno il porto di Amburgo sottoscriverà un aumento di capitale esclusivo, diventando il primo azionista di PLT. Domani la cerimonia per la firma del nuovo accordo e la chiusura dei lavori di costruzione alla presenza del ministro allo sviluppo economico Stefano Patonelli e del CEO del gruppo tedesco Angela Tizrat. Un'alleanza tra nord e sud Europa attraverso Trieste, che stando al numero uno del porto nostrano Zeno d'Agostino, controbilancia con un'impronta europea agli interessi cinesi. Il nuovo partner rappresenta il primo porto ferroviario d'Europa, principale porto della Germania situato sul fiume Elba e terzo porto europeo dopo Rotterdam e Anversa. La società tedesca è quotata in borsa e ha nella città di Amburgo con il 68,4% il socio di maggioranza assoluta, mentre il 31,6% è flottante. Con 6.300 dipendenti movimenta 7,5 milioni di TEU di container. Attualmente ha in corso investimenti in 4 terminal del porto di Amburgo, un terminal a Odessa in Ucraina e uno a Tallinn in Estonia. La mano tedesca dunque si posa sulla principale infrastruttura di sviluppo dello scalo Giuliano. La piattaforma, costata 150 milioni, si sviluppa su una superficie di 24 ettari, considerato l'acquisto dello scalo Legnami, di cui la metà ricavata da aree precedentemente occupate dal mare. Il terminal è dotato di un doppio attracco del costruendo raccordo ferroviario e di una concessione di durata trentennale. Il progetto è destinato a integrarsi con la riconversione della ferriera. Sull'ex area caldo si svilupperà il raccordo ferroviario della stazione di Servola, che potrà accogliere treni completi da 750 metri, nonché uno snodo autostradale diretto sulla grande viabilità. Vale a dire che saranno poste le basi per il successivo avvio dei lavori del molo ottavo, previsto dal piano regolatore portuale. Si tratta di un ulteriore investimento di oltre 400 milioni di euro, che rappresenterà uno degli sbocchi di lavoro più importanti per il territorio della regione, dando lavoro, secondo l'autorità portuale, a circa 500 addetti. Telespettatori di Tele4, buongiorno, ben ritrovati di nuovo per l'edizione meridiana del nostro telegiornale, che parte con la firma per la piattaforma logistica. È entrata la società, la compagine di Amburgo, che hanno firmato. Sentiremo il primo servizio di Laura Bucarella proprio su questa giornata, dove vede la luce la ormai tanto annunciata piattaforma logistica. Quando ci sono le idee, probabilmente l'unità di intenti è più facile da trovare. Contesti che non sviluppano innovazione, che non sviluppano, uso un termine che non viene mai usato, che non hanno fantasia, poi alla fine è difficile trovare unità di intenti quando non ci sono idee. Se le idee ci sono, probabilmente è più facile che tutti siano d'amore e d'accordo. Un'unità di intenti pubblico-privato che guarda lontano. Così il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino alla cerimonia che ha siglato la fine dei lavori per la piattaforma logistica e l'intesa tra HALA, operatore terminalistico di riferimento del porto di Amburgo, con ICOP e Parisi, per diventarne entro l'anno principale azionista. Amburgo e Trieste sono porte d'accesso al mondo, apriamole insieme, ha detto Angela Tizras, CEO di HALA, alla cerimonia svoltasi alla presenza del ministro dello sviluppo economico Patuanelli e delle
autorità locali. L'iniziativa, ha spiegato, è funzionale all'azienda tedesca. Siamo il gruppo logistico leader europeo. Crediamo che, come Amburgo è il porto naturale di sbocco del nord Europa, Trieste sarà presto il naturale sbocco per l'Europa centrale. Un'ottima soluzione per non rinunciare alla Via della Seta, precisato poi D'Agostino, sottolineando che si parla non del progetto cinese Belt and Road, ma del corridoio trasportistico deciso dal mercato. Secondo l'autorità portuale, l'accordo produrrà una prima tranche di investimenti per 500 milioni di euro e rappresenterà uno degli sbocchi di lavoro più importanti per il Friuli Venezia Giulia. Ci saranno anche tanti posti di lavoro in più? Sì, sì, perché poi alla fine l'interesse nostro. Chiaro che le tempistiche non possono collimare magari con le esigenze reali della gente, della domanda di lavoro, ma qui stiamo costruendo le premesse. Oggi giustamente qualcuno ha ricordato che stiamo lavorando probabilmente per i figli, per i nipoti, e questo è già importante. Oggi questo è un territorio, anzi una nazione, che ha perso la capacità di andare a ragionare in prospettiva. E quindi mi sono permesso di dire che forse questo è uno dei pochi territori in Italia che invece riesce a farlo, e a quel punto trova partner intelligenti a livello globale. Per Vittorio Petrucco, presidente di ICOP, l'accordo rappresenta il traguardo di un lungo processo di selezione del migliore partner strategico per lo sviluppo della piattaforma e dell'intero bacino portuale. Soddisfatto anche Francesco Parisi. Diventa realtà la conclusione dei lavori, e diciamo sono stati 5 anni di lavori durante i quali noi Parisi non abbiamo fatto nulla, nel senso che non abbiamo lavorato qui, ha lavorato ICOP, e abbiamo però sviluppato un'idea e una strategia industriale per i successivi 30 anni. Dunque le parole del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli proprio durante questa inaugurazione, dopo la firma d'intesa, sentiamole. Sulla riconversione della ferriera. L'accordo di programma prevede ovviamente lo smantellamento, la messa in sicurezza operativa, poi la realizzazione del ramo ferroviario della sottostazione di Servola, e quindi la possibilità di comporre i treni lunghi già nel retrobanchina, per cui con un'agevolazione fortissima dal punto di vista logistico. Ci sono più o meno 2 anni di lavori da fare. L'accordo è in fase di, ovviamente l'accordo è sottoscritto, ma la parte esecutiva del progettuale è in fase di realizzazione. C'è tutta la parte seguita molto bene dalla regione, in particolare dall'assessore Rosolen, di formazione dei lavoratori per quanto riguarda appunto l'accordo di programma in senso stretto, che andranno riconvertiti nel laminatoio dell'area freddo e nella nuova parte dell'area fredda della ferriera, quindi un accordo che sta andando avanti con uno sforzo economico del pubblico ingente, parliamo di circa 90 milioni di euro tra le diverse voci. La residenza Arcobaleno precisa riguardo al caso di positività di cui anche il TG di Tele4 ha dato notizia ieri, che si tratta di un ex dipendente della residenza per anziani che da 6 mesi non opera all'interno della struttura e dunque non è venuto a contatto con gli ospiti della stessa. Ora andiamo a vedere invece nel prossimo servizio la raccolta delle 3 notizie di cronaca salienti delle ultime ore. In tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato per furto un cittadino albanese di 43 anni. Lo scorso 25 settembre aveva sottratto quasi 5.000 euro da una cassa di un supermercato in via Orlandini, riuscendo ad allontanarsi dall'esercizio commerciale senza essere scoperto. Attraverso alcune verifiche il direttore e alcuni dipendenti hanno appurato il fatto e l'autore del furto è stato riconosciuto da uno di loro mentre si trovava seduto all'esterno di un bar di via Giulia. Informata la sala operativa della questura tramite il 112, sul posto si è recato il personale della Volante, che ha identificato l'uomo. Ricostruito l'episodio e svolti gli atti di rito, l'albanese è stato denunciato. Ieri pomeriggio gli artificieri del nucleo regionale della Polizia di Stato hanno rimosso con una certa difficoltà una bomba a mano a portata in zoo. Ieri pomeriggio gli artificieri del nucleo regionale della Polizia di Stato hanno rimosso con una certa difficoltà una bomba a mano e portata in zona di sicurezza per il brillamento. L'ordigno, modello inglese Mills numero 36, è stato rinvenuto da alcuni operai all'interno di un cantiere edile o piscina, inglobato all'interno di un albero che stavano per estirpare. È stato informato il 112 e sul posto si è recato una volante del commissariato di Duino Orisina, che ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo degli specialisti. L'operazione è risultata alquanto delicata, visto il pessimo stato di conservazione della bomba a mano, è complicata, avendo dovuto gli artificieri tagliare parti dell'albero per estrarla.
Questa notte all'1.45 i vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti in via della Pietà 31 per un incendio dell'appartamento al quarto piano che ha interessato il materasso della camera da letto, causando un denso fumo. Un vicino ha sentito l'odore di bruciato e ha chiamato la sala operativa. La squadra, giunta sul posto col supporto di un'autoscala, un autobotto e il funzionario di guardia, è entrata nell'appartamento invaso dal fumo e ha spento l'incendio. Lo stabile è stato fatto evacuare in tempo necessario a far estinguere i fiumi della combustione. Sul posto anche i carabinieri. Scappano, evaniscono e svaniscono nel nulla. Sono stati denunciati 10 migranti ospiti a Camposacro. Si tratta di 4 afghani, 3 iracheni, 2 turchi, un cittadino di origine bengalese. Sullo sfondo il muro contro muro tra la zona di Biac e l'Unione Europea. La situazione che poi vedremo meglio anche nel nostro TG di stasera. Siamo però, credo, collegati con la sala operativa della polizia locale. Chi c'è con noi? Pronto? Sì, buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Conti, buongiorno. Buongiorno. Allora, guardi, sarò brevissimo. Prima di tutto non abbiamo da indicare cose particolari per la mattinata. L'unica cosa è che la CEGAS ci ha avvisato di uno scavo urgente in via dell'Eremo, quindi la via dell'Eremo all'altezza del 131. In questo momento è chiusa il traffico per questo scavo. Inoltre ricordiamo l'incontro calcistico del pomeriggio alle ore 18 allo stadio Nereo Rocco del Pordenone contro il Casarano, e ci sono i divieti di sosta solo sul piazzale Azzurri d'Italia e sul largo Marti della Libertà, praticamente fronte alla Risiera. I divieti partono dalle 13 fino a oggi alle 21, quindi ecco, si raccomanda di non parcheggiare, perché altrimenti i veicoli saranno rimossi da autorità. Tutto questo per oggi, non abbiamo altro da dire. Grazie allora all'ispettore capo Massimo Conti, buon lavoro, buona giornata. Grazie a lei, salve. Grazie, buongiorno. Un ciliegio in ricordo di Sveva, la bambina scomparsa un anno fa a causa di un brutto male e per cui la città intera si era mobilitata nel periodo delle cure per sostenere lei e anche la famiglia. Oggi è un anno di distanza un albero piantato proprio nella sua scuola che le renderà memoria. Era pressoché impossibile trattenere le lacrime questa mattina quando nel giardino della scuola Foschiatti in via Benussi è stato piantato un albero, un ciliegio, in ricordo di Sveva, la bambina morta un anno fa dopo aver combattuto con forza un brutto male. Un ciliegio che simboleggia la sua presenza nel giardino della scuola che lei frequentava, un arbusto che accompagnerà giorno dopo giorno il percorso dei suoi compagni di scuola, oggi presenti e visibilmente commossi. D'altronde non poteva essere altrimenti, dalle parole di mamma e papà, forti, fortissimi, nell'affrontare una volta di più un dolore indelebile che si è tramutato in volontà di fare del bene agli altri. Il motto dell'associazione è: il sorriso è una cosa seria, e quindi così deve essere. So che può far tristezza, ma l'albero è un simbolo di vita, è un albero dove tutti i bambini potranno mangiare le ciliegie in nome di Sveva, e questo è importante. Ringrazio il sindaco e tutto il comune di Trieste. Devono sapere che io tifo Sveva, lavora chiaramente con il reparto oncologico di Trieste, ma è un'associazione che aiuta tutti i bambini in difficoltà. E quello che è importante che diciamo noi sempre è che il nome di Sveva si sente in tutta Italia e che soprattutto proviene da Trieste, questo è importante per noi. Sindaco e assessori, compagni di classe, gente comune, fra silenzi e applausi, lacrime e gesti di conforto nel segno del ricordo della giovanissima Sveva, andata via troppo presto, il cui ricordo non svanirà mai. Vista da genitore, devo dire che è un momento molto toccante e qualsiasi parola che io dirò o che dica non va a compensare l'emozione e il dolore di questa famiglia. È un momento di ricordo per Sveva. Sveva non l'ho conosciuta di persona, ma da quello che so, da quello che ho potuto sentire a pelle oggi in questo momento, una bambina che ha dato tanto a Trieste, alla sua scuola e alla sua famiglia. Credo che questo sia stato utile per la famiglia, sentire l'abbraccio del sindaco che rappresenta la città per questa bambina, che il cui passaggio su questa terra è stato breve, però io credo che non sia stato vano, per l'affetto che ha saputo raccogliere attorno a sé, per il ricordo che sicuramente lascerà in tutti noi.
Ora i dati dell'aggiornamento sulla pagina meteo prima di lasciarci. Mercoledì, oggi mercoledì 30 settembre, cielo in genere sereno, poco nuvoloso, forse anche variabile sui monti del pomeriggio. Sulla costa invece venti deboli a regime di brezza, temperature minime tra i 13 e i 16 gradi, temperature massime tra i 18 e i 20 gradi. Il tempo per domani, giovedì 1 ottobre, sulle Alpi cielo sereno o poco nuvoloso, sul resto della regione invece variabile, con maggiore nuvolosità sulle prealpi, sulle zone orientali dove non è esclusa qualche breve debole pioggia, possibili locali nebbie notturne, dalla tarda sera in poi piogge più diffuse, temperature minime tra i 13 e i 15 gradi, temperature massime tra i 18 e i 20 gradi. Il peggioramento invece per venerdì 2 ottobre, su bassa pianura e costa nuvoloso, piogge in genere deboli, sul resto della regione cielo coperto però con piogge abbondanti, sull'alta pianura intense, sui monti, specie sulle prealpi dove potranno essere localmente molto intense, probabile qualche temporale anche sulla costa soffera scirocco, moderato, possibili mareggiate o acqua alta, temperature minime tra i 17 e i 20 gradi, temperature massime tra i 20 e i 23 gradi. Ci fermiamo, è tutto per il notiziario meridiano di Tele4, grazie per averci seguito e buon proseguimento.